Stiamo per parlare di una patologia la cui incidenza è in grande crescita in questi ultimi tempi a causa dell'aumento dell'età media della popolazione. Parliamo della scoliosi degli adulti, una patologia silenziosa, subdola, che rivela la sua presenza quando in realtà si presentano danni funzionali. Prima di parlarne col professore sentiamo la storia di Alessia. Sono Alessia, ho 26 anni, lavoro e vivo a Milano. Il giorno in cui questa malattia si manifestò stavo per compiere 14 anni. Casualmente è stata mia madre ad accorgersene, guardandomi la schiena si è accorta di questa grave forma di scoliosi. In quel momento siamo state un po' prese dal panico. Nel giro di pochi giorni abbiamo fissato una visita presso un ortopedico. Il responso è stato chiaro, la forma di scoliosi era molto grave e soprattutto molto veloce nel progredire. Il medico tempestivamente mi ha consigliato un ricovero, mi hanno messo in trazione per circa un'ora, mi hanno praticamente come ritirato in asse dritta la colonna vertebrale e in quel momento mi hanno ingessato. La cosa più brutta è stato il dolore, un dolore così forte soprattutto al collo. Mi sembrava quasi quasi che mi staccassero la testa. Le altre bambine che stavano insieme a me mi dissero che già si erano tre e per ogni volta che venivo ingessata io dovevo subire, tra virgolette, questa trazione. Il busto di gesso mi arrivava all'inguine e partiva da sopra le spalle. Avevo un'enorme finestra a livello della cassa toracica per permettere meglio la respirazione. Dopo 10 mesi ho tolto finalmente il mio terzo e ultimo gesso, la sensazione è stata completamente di gioia. Il medico mi disse che la cosa migliore da fare era quella comunque di continuare questa terapia tramite il corsetto mobile. Mi prescrisse anche una mirata ginnastica correttiva. Il vantaggio di avere il corsetto mobile era quello di avere innanzitutto un peso in meno e finalmente di potermi lavare. Tutto è andato più o meno bene fino al 98, fino a quando mi è stato ricomunicato che la mia scoliosi era ripeggiorata. Così il medico mi disse che la cosa più opportuna da fare era quella di rimettere un gesso, quindi per me il quarto. Andai da un altro dottore a Milano e mi disse di potenziare al meglio la ginnastica correttiva, di mantenere comunque il corsetto mobile ma non di essere reingessata. La situazione è rimasta sotto controllo fino all'anno 2006, quando poi mi sono messa nelle mani di una nuova fisioterapista che tramite solamente la ginnastica correttiva mirata mi ha fatto recuperare quasi del tutto il problema della mia scoliosi. Oggi sto bene e finalmente posso guardare il mio futuro con altri occhi. Ospitiamo il professor Stefano Negrini, fisiatra dell'Università Cattolica di Milano. Ben ritrovato. Buongiorno. Professore, subito facciamo entrare Beatrice. Intanto le chiederei perché Beatrice, perché la nostra donna virtuale? Perché la scoliosi è una malattia principalmente femminile, in 7 casi su 10 colpisce il sesso femminile e ha un'incidenza intorno al 2-3% della popolazione, anche se poi i casi veramente importanti come quello di Alessia che abbiamo sentito adesso riguardano meno di un caso su 20, un caso su 30. Allora, ecco Beatrice, stiamo avvicinando alla schiena, togliamo la pelle di Beatrice. Togliamo i muscoli a Beatrice, così cominciamo a intravedere il sistema osseo, ci dirigiamo verso la colonna vertebrale. Allora, professore, stiamo vedendo intanto che cosa intendiamo per scoliosi e qual è l'origine della scoliosi. La scoliosi nell'80-85% dei casi è definita idiopatica, che è una parola elegante per dire che non sappiamo da dove abbia origine.
Negli altri casi è secondaria ad altre patologie, quindi spesso patologie neurologiche, patologie del sistema muscolare, patologie importanti in cui predomina l'altra patologia. Nel caso della scoliosi invece esiste nell'80-85% dei casi solo la deformità della colonna vertebrale. In pratica è la colonna che si torce nei tre piani dello spazio, non ha più la sua forma normale che prevede che ci sia la cifosi e la lordosi vista solo di profilo, solo queste due curve. La colonna tende tutta a ruotare su se stessa e quindi da un lato compare una curva vista di fronte che non dovrebbe esserci, perché vista di fronte la colonna è diritta normalmente. Compare questa curva vista di fronte, la colonna ruota su se stessa e si appiattisce. Paradossalmente chi ha la scoliosi è uno storto diritto, perché visto di profilo è molto diritto. Tante pazienti con la scoliosi poi fanno le modelle quando le si riesce a correggere bene viste di profilo, perché di profilo sono estremamente diritte, da dietro sono decisamente storte. Allora, professore, troppo spesso la scoliosi viene considerata, diciamo così, una malattia del periodo di evoluzione, di crescita. In realtà si manifesta in tutta la sua gravità in età adulta. Com'è l'evoluzione di una scoliosi nel corso della vita di un paziente? Ma infatti noi l'abbiamo tradizionalmente, abbiamo sempre pensato che in età adulta la scoliosi non creasse più problemi e che l'evolutività fosse soltanto durante l'infanzia. Diciamo che durante la crescita normalmente al momento del picco puberale, quindi della crescita più rapida, c'è il momento di rapida evoluzione della scoliosi. E poi si pensava che in età adulta la cosa si assestasse. Invece si è scoperto che in realtà non è così, che purtroppo la scoliosi, ecco adesso stiamo vedendo come evolve, può evolvere in età adulta, evolve di mezzo grado, un grado all'anno se supera certi livelli, però l'età adulta è molto lunga, un grado all'anno in 60 anni fa 60 gradi. Mamma mia. E quindi in età anziana poi ci si ritrova con delle grosse deformità. Infatti il problema della scoliosi è da un lato l'aspetto estetico e questo preme principalmente, certo, al giovane adulto, e quindi diciamo è una cosa che curiamo principalmente nei bambini. Poi c'è l'aspetto della deformità che invece si manifesta in età anziana, per questo progressivo evolversi, per cui lo scogliottico anziano con una grave scoliosi chiaramente non riesce più a stare completamente retto con la schiena, tende a piegarsi in avanti. Per l'immaginario collettivo c'è il Rigoletto, c'è Quasimodo, il gobbo di Notre Dame, erano delle gravi scoliosi che però non sono state seguite durante l'infanzia e non si è cercato di fermarle prima, nel momento in cui tendevano a evolvere. In questo senso lei ha detto giustamente, una malattia subdola. È una malattia subdola perché si manifesta molto tardi, ma va bloccata prima. Ecco, una malattia subdola, abbiamo sentito insomma che avanza, proprio peggiora di grado in grado nel corso della vita, ma c'è un modo, insomma, abbiamo sentito anche quanto dolore può procurare, abbiamo sentito la storia di Alessia che sicuramente è uno dei casi più gravi, ma insomma causa veramente dolore. C'è un modo per prevenire, insomma, per capire che potrebbe esistere il problema scoliosi e quindi prevenirlo, aiutarci in qualche modo ad affrontarlo, insomma, cerchiamo di dare una risposta a questa domanda grazie al nostro fisioterapista Michele Romano. Buongiorno Michele, buongiorno, ben ritrovato, buongiorno. Con Valentina, ciao Valentina. Allora Michele, uno dei test più semplici che si può fare per identificare, per fare uno screening, è quello di far piegare il paziente in avanti. Mettendosi da dietro si nota subito in presenza di scoliosi una parte della colonna, una parte della schiena che sporge di più. È possibile utilizzare una livella per quantificare questa deformazione, si riesce a vedere di quanto uno dei due lati sporge maggiormente rispetto all'altro. Uh-huh. Questo ci permette di capire che siamo in presenza di una deformazione, di una scoliosi vera. Chiaramente è un'operazione che va fatta, da un fisiatra o da un ortopedico, cioè da uno specialista che fa la visita. A che età secondo te è giusto poter fare? In genere, se si riesce, è meglio farlo in età adolescenziale, quando la scoliosi si manifesta, ma lo si può fare durante tutto il corso della vita, quando ci si accorge che c'è un problema di questo genere. Ok, torniamo da voi fra poco. Professore, chiaramente quando allora ci si rende conto di essere in presenza di un evento di scoliosi, si agisce con una terapia opportuna, vale a dire? Allora, la prima terapia è cercare di arrivare all'età adulta in una situazione che garantisca la stabilità. Allora, una colonna che è al di sotto dei 30 gradi molto probabilmente non evolverà in età adulta e non creerà problemi, quindi primo bloccarla da giovane. Quando supera i 50 gradi invece siamo di fronte a una curva grave. Vediamo la curva sulla sinistra, in età adulta non crea nessun problema. È una piccola scoliosi, è quasi una variante della normalità, non dà più dolore rispetto alla norma, non dà una deformità evidente e molto probabilmente non evolverà.
La curva sulla destra invece è una curva che evolverà importante col passare degli anni, e quindi bisogna averla curata bene sin da subito. Poi bisogna osservarla, perché in alcuni casi rimane stabile, e se rimane stabile non c'è bisogno di intervenire con delle terapie, però questa stabilità la possiamo conoscere soltanto se verifichiamo periodicamente, di solito con una visita annuale o biennale, con una radiografia che normalmente in età adulta va fatta ogni 5, 6, 10 anni, perché le variazioni sono molto lente nel tempo, quindi non c'è bisogno di stare addosso a questi pazienti come si sta durante l'infanzia. Se si vede che tende a peggiorare, il primo intervento è un intervento riabilitativo per potenziare le capacità di difesa del paziente, quindi le sue capacità muscolari di sostegno. Il secondo intervento, se proprio tutto il resto fallisce prima, è l'artrodesi, che è una fusione della colonna vertebrale, quindi raddrizzarla per evitare che peggiori ulteriormente. Abbiamo detto, abbiamo ascoltato anche prima quando sentivamo la storia di Alessa, quanto importanti siano gli esercizi di riabilitazione proprio per la cura della scoliosi. Con Michele Romano, ancora una volta, e Valentina, vediamo un pochino quali sono gli esercizi che mettete in atto per curare la scoliosi. Beh, ce ne sono tanti naturalmente. Uno degli obiettivi fondamentali è quello di contrastare il più possibile il collasso posturale, quello di cui parlava il dottor Negrini, cioè la tendenza della colonna a cadere verso il basso. Simuliamo con Valentina uno di questi esercizi. Lei in appoggio con le mani su un supporto, la richiesta che mi ha fatto al paziente è quello di contrastare la caduta, quindi di allungarsi il più possibile verso l'alto, tendere all'elongazione e contrastare al massimo la tendenza della colonna ad accartorciarsi. Sostanzialmente un'altra tipologia di esercizio tipico è quello del rinforzo della stabilità dei muscoli che tengono la colonna in sostegno. Facciamo un passo in avanti, la flessione del ginocchio, le chiediamo di piegarsi in avanti. In questa posizione la muscolatura della schiena è in tensione, sta lavorando per evitare la caduta, il collasso. Il mantenimento per un tempo sufficiente consente di rinforzare al massimo le capacità di tenuta di questi muscoli. Ecco. Ottimo, grazie a Michele Romano, grazie anche a Valentina. Insomma, abbiamo detto che la scoliosi, se trascurata da bambini, può portare gravi danni funzionali in età adulta, è altrettanto importante tenerla sotto controllo, fare la giusta prevenzione quando è necessario. Poi la giusta terapia per curare la scoliosi deve essere personalizzata accuratamente. Insomma, abbiamo visto tutte le possibilità che ci sono ed è importante assolutamente farlo. Professore, procediamo col vero falso. L'aggravamento della scoliosi può provocare un piegamento in avanti della schiena. Vero. La scoliosi colpisce in maggioranza gli uomini. Falso. L'abbiamo detto. Chi viene colpito da scoliosi durante la crescita spesso non ha alcun sintomo. Vero, purtroppo. Ci si accorge tardi. L'esordio della scoliosi non può avvenire mai prima dei 10 anni. Falso. In realtà anche bambini molto piccoli possono avere la scoliosi. Va scoperta per tempo. La scoliosi idiopatica è una malattia familiare? Vero, se c'è in famiglia la scoliosi, starci attenti, è importante. Le scoliosi idiopatiche infantili possono essere a scomparsa spontanea? Nei bambini estremamente piccoli, prima dei 3 anni, è dimostrato, quindi è vero. La risonanza magnetica può sostituire la radiografia nella valutazione e misurazione della scoliosi? Falso, si spera in futuro, ma per ora non è così. L'aggravamento in età adulta causato da fenomeni degenerativi non è sempre accompagnato da dolore. Vero. Grazie professor Negrini, l'aspetto presto qui in studio, e adesso sentiamo Franco che